Buonasera da Adele Spolverino, siamo qui al Rione San Tommaso presso il centro sociale del Rione San Tommaso e continuiamo il tour con il candidato avvocato Dino Preziosi nella lista La svolta inizia da te. Andiamo ad ascoltare tutti quanti insieme. Quindi sapevo che poteva essere più interesse per i bambini, però almeno qualcosa i bambini quando vanno a casa lo diranno, dove mai prima è stata fatta una cosa diversa da quella che era l'argomento politico, il catturare voti, e non mi nascondo. E i figli, fortunatamente, a differenza di noi che eravamo ragazzi, possono stare in mezzo alla strada, a differenza mia che era praticamente attraversare il Rione, era un po' più compromettente da determinati cognomi, determinate famiglie, che i loro figli sono stati educati in modo. Sono altre due o tre persone che credo prendano qua, credo che ha la maturità e l'esperienza per sapere questo Rione che cosa può darci, spero che questa sia la volta fuori per prendere più voti delle precedenti elezioni. A voi il nostro sindaco. Venire a San Tommaso in realtà è sempre un problema, perché questo è un quartiere dove esistono i voti del bisogno, dove la gente viene qua, i candidati vengono qua, vengono a promettere l'ira di Dio, si rubano la speranza degli abitanti e poi non gli danno niente. Molti di loro, lo disse a lui, non verranno perché hanno paura, che casomai qualche candidato gli possa dire tu stai là e non venire più a chiedermi niente a me, anche se il piacere che vanno a chiedere è un diritto e non è un piacere. Però noi non abbiamo paura di andare anche nelle zone dove esistono questi ricatti che vengono fatti alle persone, perché ricordo che la volta scorsa a San Tommaso, nonostante che non riuscivo a mettere insieme delle persone, ebbi un successo abbastanza importante. Evidentemente c'è pure una maturazione diversa delle persone, nel senso che oggi è più facile che anche la gente dei quartieri inizi a capire dove sta l'onestà, dove sta la competenza e dove sta chi in realtà vuole dargli una mano senza chiedere mai niente in cambio. La gente ha paura addirittura che gli vadano a controllare il voto, cosa che non è possibile. Però in ogni caso la cosa importante è che nella cabina arrivano i voti, arriveranno molti voti disgiunti, perché loro hanno paura che se non danno il voto al candidato, il candidato li scopre. Invece avendo la preferenza il candidato non si rende conto. Per cui anche questo che mi preme dire facendo corna è che fortunatamente stiamo iniziando ad entrare pian piano dappertutto. E sul voto disgiunto stiamo avendo un buon successo, perché la gente ha i suoi candidati, i suoi amici, però addirittura dicono però il sindaco lo scelgo io. Per cui noi avremo dei disgiunti da destra e da sinistra e questo mi fa ben sperare. Fa ben sperare perché se tutto ciò è confermato, se voi vi fate uno sforzo in più in questi 10 giorni, per cercare di recuperare ancora di più qualcosa, il ballottaggio non è di marciapiede per andare sotto i marciapiedi dei consiglieri comunali, e questa è una cosa davvero molto molto sgarbata, per non usare un altro termine, come ci stanno medici che vengono qua dentro a visitare la gente senza un lettino, senza un minimo di privacy o di dignità, medici appartenenti a una parte politica, per rubare un voto a queste persone che approfittano perché non hanno il capitale sociale per andarsi a farsi distanto di consultori di quartiere. Perché con i consultori di quartiere la gente è libera di venire, di farsi assistere dai psicologi, pedagogi, anche da medici, e nello stesso tempo evitiamo, perché devono sapere dagli altri quale nome hanno gli assessori.
Io ritengo che nella nostra città noi abbiamo delle professionalità e delle intelligenze talmente adeguate che non c'è bisogno di andare a scomodare persone che non penso mai da Bologna verrebbero qua a fare l'assessore ad Avellino, eccetera, anche perché con molta onestà e con tutto il rispetto noi siamo esportatori di cultura, abbiamo qua persone che hanno avuto decreto al Presidente della Repubblica per il bicentenario di Sanis, abbiamo qua persone che insegnano in atenei famosi d'Italia che possono tranquillamente fare gli assessori al bilancio perché insegnano contabilità pubblica, abbiamo degli ingegneri che sono dei bravi urbanisti, insomma il materiale umano c'è solo bisogno di utilizzarlo. Alla fine l'unica cosa che mi preme dire è che il comune di Avellino deve diventare un luogo dove viene offerto il lavoro. E nonostante che dall'opposizione abbiamo gridato a tutti i giovani della città, andatevi ad iscrivere perché ci sono 71 posti di garanzia giovani che per 6 mesi vi guadagnate 500 euro al mese e potete fare un'esperienza, i giovani se ne sono fregati. Quei 71 posti, se le vedete, ce la sono ad appannaggio di ogni consigliere comunale di queste zone. Ci abbiamo addirittura le foto di quando fanno lo scambio, si chiama nome e cognome e io ti do il bigliettino. E in più c'è l'altra cosa ancora più assurda e strana, che oltre a questi aspetti c'è la promessa di decine e decine di posti di lavoro che stanno facendo in questi quartieri. La cosa più atroce è che chi è che offre il posto di lavoro e chi non ce l'ha. Cioè ci sono dei consiglieri comunali che sono dei disoccupati, vanno nei quartieri popolari e vanno a offrire il posto di lavoro. Non è che lo veniva a offrire agli altri. Questo vi fa capire l'esasperazione delle persone dove arriva e fin dove le speranze di queste persone vengono rubate in virtù di un minimo di occupazione. L'ultimo scandalo tremendo che ho contestato oggi a Nello Pizzo, quando candidato sindaco del centro-sinistra, abbiamo detto sorteggiateli, invece loro se li sono presi e 70 scrutatori rappresentano 220 voti, 230 voti. Quando oggi ho contestato questo al loro sindaco, gli ho detto che tu non hai lo spessore il politico per poter fare il sindaco, perché se un mio candidato si fosse permesso di dissentire rispetto a quella che era l'indicazione che gli avrei dato, gli avrei detto vattene via dalla lista perché non ti voglio più. No. Questo è il discorso di fondo. Lui invece ha detto, ma mica posso impedire a chi vuole fare una cosa del genere e la legge viene dalla facoltà. Dico no, però se tu sei responsabile di 7 liste e dici non si fa questo, non si deve fare. Altrimenti tu già da adesso dimostri che non hai autonomia. La risposta è stata, sai quando erano così fra 2 o 3 mesi, sai vengo lei. Questa è la cosa normale. Tanto è vero che io ho un redarguito, ho detto che non puoi bene la città, in stato ne vai fra 3 mesi, abbiamo 1 anno e mezzo di commissariamento e in quell'occasione, forse l'unica in cui Cipriano ha detto che io avevo ragione, perché avendo attaccato lui dei crediti, perché gli ho detto che non erano veri i crediti che lui manifestava, ma c'erano solo debiti. Detto questo, io vi ringrazio perché avete prorogarci ancora di più. Se avete qualche domanda da fare sono a disposizione, diversamente vi ringrazio per la presenza e ci vediamo alla prossima occasione. Questa sera siamo stati a San Tommaso, in realtà stiamo girando molto ovviamente per i quartieri di Avellino, per le zone un po' dimenticate purtroppo di Avellino, ma che fanno parte di questa città. Ieri mattina siamo stati a Bellizzi, oggi a San Tommaso e così continueremo ovviamente a farci vedere dai cittadini, a parlare con loro, perché il nostro obiettivo è questo. Noi non chiediamo telecamere, non chiediamo TV, noi non facciamo comunicati nel momento in cui andiamo da queste persone, perché il vero obiettivo nostro è parlare con loro e cercare di capire ancora una volta, perché purtroppo già ne siamo a conoscenza, di quelli che sono i disagi che vivono quotidianamente. Lo sappiamo da 5 anni, lo sapevamo già precedentemente ovviamente, e ci rendiamo conto che purtroppo il degrado e l'abbandono che c'è
che c'era, vige tuttora in queste zone. Ovviamente parliamo di quelle che sono l'ordinarietà, abbiamo visto a Bellizzi e lo vediamo a San Tommaso, ma lo vediamo un po' in tutti i quartieri, forse cosa ancora più grave, lo vediamo anche il centro di Avellino, non c'è bisogno di andare nei quartieri per vedere l'abbandono, vediamo questa erba alta, incolta, topi, serpenti, quotidianamente l'unico momento in cui si ricordano di tagliare l'erba e puntualmente durante la campagna elettorale. Quindi quelle che sono una manutenzione ordinaria di Avellino diventa puntualmente straordinaria, quindi non ci vorrebbe nulla per farlo. Ieri a Bellizzi abbiamo visto anche il campo polivalente, abbiamo visto il campo di bocce, quindi quello che serve per i bambini per giocare e per gli anziani. Abbandonati, sempre e comunque abbandonati, la scuola di Bellizzi abbandonata, oggi vediamo San Tommaso, strutture abbandonate, marciapiedi rotti, vediamo sempre le stesse cose. Ovviamente tra le tante proposte che il nostro candidato a sindaco Preziosi ha c'è anche quella proprio di un presidio all'interno di questi quartieri, quindi delle persone, dei rappresentanti che possano fare da collante, possano fungere da collante tra quella che è la giunta ed il cittadino, così da aiutarli, per aiutare il cittadino, perché ovviamente vanno a prendere quelle che sono tutte le manifestazioni, tutti i problemi che il cittadino ha e quotidianamente riportarli alla giunta comunale, quotidianamente farli conoscere al comune, perché purtroppo è così, il comune in 5 anni non ha fatto nulla, non si è mosso e la cosa più grave è proprio questa, che sia a Bellizzi che a San Tommaso vivono consiglieri attualmente nell'amministrazione comunale, vivono vicino a queste persone che hanno case distrutte, che hanno porte che non possono aprire perché c'è l'erba davanti, non possono stendere i panni, si tagliano da soli l'erba, tutto questo è assurdo. Tutto questo purtroppo deve finire, perché deve finire. E noi siamo qui appunto ancora una volta per dirlo. Smettete di votare queste persone che promettono, che vi dicono domani qualcosa cambierà. Non cambia nulla, lo sappiamo. Semplicemente questo. Abbiamo ascoltato un'altra triste pagina della città di Avellino, Rione San Tommaso presso il centro sociale. Questa sera si è fatto un grande dibattito, un grande ascolto con tanta gente che è venuta ad ascoltare l'avvocato candidato sindaco Dino Preziosi per la lista La svolta inizia da te. Io vi saluto, cameraman Alessandro Picone per Campania Tube Channel, da Adele Spolverino è tutto.